Salve ragazzi, sono Yata e bentornati su Hollow Knight. Ci troviamo dinanzi alla casa di Salubra per un motivo molto semplice. A parte volendo posso passare il tempo di qua. Perché dobbiamo continuare la nostra avventura. Geniale, eh? Comunque devo spiegarvi una cosa che è successa un pochettino inquietante. Praticamente ho registrato tre video tutti quanti di seguito, di cui il primo è in realtà senza audio. Senza audio di gioco, c'è solo il mio parlato. Quindi, grazie al potere del backup, mi sono rimesso e lo sto rifacendo adesso. Questo significa che so già che devo semplicemente cercare di rifare le stesse cose che ho fatto nel video precedente, nel video scartato, senza troppi fronzoli, perché quelli successivi già ci sono e sono pronti. Quindi, cosa faremo in questo video? Esploreremo Resting Ground, una parte che abbiamo completamente tralasciato, stupido me. Cioè, in realtà non me ne sono accorto, è grazie a voi che mi avete suggerito di fare una cosa che l'ho scoperta. Inizieremo una quest che ho fallito in realtà e non è più ripetibile, quindi non so se fallirla apposta in questo caso o farla fatta bene e boh. E poi andiamo a esplorare un'area completamente nuova che ho scoperto grazie all'esistenza di questa quest. Ora, accelerata velocissima per arrivare al punto che ci interessa. Allora, per prima cosa faccio un'altra cosa, ovvero andare sopra nel Glade of Hope a fare cose che a quanto pare avevo completamente tralasciato. Perché sono una persona sveglia, ovviamente. La cosa che avevo tralasciato in realtà è duplice. Uno è il notare che posso assorbire questi fantasmi col Dreamnail. E la seconda ve la mostrerò a breve. Notare che abbiamo raggiunto i 700, le 700 essenze che ci servivano per avere il prossimo bonus dal Seer. Però non finisce qui. Perché oltre a tutto ciò, qui già c'è un altro albero sussurrante e quindi altre essenze gratis. Ah, giusto, anche qui c'era un'altra cosa. Me l'ero dimenticata. Ed era un idolo del re. Perché in realtà mi ricordo c'era qualcosa, ma non mi ricordo più cosa si fosse. Che non è niente di esagerato, però è bello sapere che c'è. Ok, abbiamo assorbito tutto, ora possiamo fare anche il resto. Salve. Oh, portatore, sei tornato? Fammi dare un'occhiata al tuo ago dei sogni. Oh, hai addirittura conquistato 700 essenze. Mi chiedo se i sognatori stiano guardando il tuo lavoro, o anche l'antico re. Quel loro sigillo, disperato ma veramente astuto. Mi immagino quanto a lungo pensassero che avrebbe potuto reggere. Non provo nessun sdegno per loro, però la storia ci mostra come si tende con le loro ripetizioni, una cosa del genere. Prendi il tuo regalo e continua a collezionare essenze. Torna quando ne hai mille. Un soul fragment. E ci sta. Ora,
Andiamo a vedere l'altra cosa e iniziamo anche l'esplorazione dell'area nuova. Ah, per inciso, l'altra cosa è sempre qui, eh. Momento. Ok. E tanto si deve vedere a occhio perché questa barra è incrinata. Ebbene sì, le resting ground sono molto più grandi di quello che sembravano all'inizio. E per di più questa zona è piena di passaggetti segreti. O soprattutto, cosa più importante, di cosi. Allora, andiamo con ordine. Cerchiamo di aprire qualsiasi cosa che trovi. Perché sono tutti muri da sfondare qua. Ole. Perfetto. Senti, ciccio. Papà Bruco sarà contento. Ora, continuiamo. Momento. No, ok, mi ricordavo male. Altri soldi. Come se non ci bastassero. E sì. Qui e qui ci sono entrambe vie. Solo che questa via porta a tanti casini. Esatto. Perfetto. E hanno nuova abilità. Sì, abilità vuol dire nuovo charm. Ok. Ora. Giornale del viaggiatore. Avete visto quanto è pieno di roba qua dentro? Cioè, è facilissimo perdersi qualcosa. Infatti, probabilmente io stesso avrò perso qualcosa nella mia precedente esplorazione, però non mi è dato saperlo, quindi al massimo posso stare un po' più attento. Ora. Una volta che siamo saliti qua, no? Mi sembra di ricordare che ci fosse. Questa cosa ce la teniamo per la fine. Ce la teniamo per la fine, questa. Prima esploro tutto il resto. Perché è molto importante. È dove prenderemo la questa che non deve essere fallita. Cioè, che una volta che può essere fallita. Quindi è meglio non calcarci troppo la mano. Ok. No problem. Ora. Qui se non mi ricordo male c'era uno shortcut. Olè. E muori anche tu. Eh sì, volevi fregarmi, eh. Perfetto. Nada, nada, nada. No, no. Io voglio. Mi sa, sapete che questo mi sa che non l'avevo trovato prima. Hollow Nest Seal, che per carità non è niente di eclatante, ma è comunque qualcosa che mi era sfuggito. E qui, Shortcut, che ci porta in un posto un po' strano se vedete dove arriviamo. Sì, strada diretta per la City of Tears. Capita. Ora. No, no. Sta cosa non doveva succedere. Perché l'implicazione è che possa succedermi quando poi devo fare la quest. E non è una bella cosa. Certo, io sto parlando di questa fantomatica quest senza dirvi di cosa si tratta, ma lo vedete a breve. Allora. Panchina tattica che credo di non volere. E qui c'è qualcuno. Parliamoci. Il luttuoso grigio. Questo mondo, questo crudele e peccaminoso mondo, perché si sveglia? Perché persiste? Tu non potrai mai conoscere una tragedia così completa come la mia. Un vero amore, separato per sempre. Due mondi che non possono incontrarsi. E ora? Il mio amore, morto da così tanto tempo, morto così lontano da me. Seppellito?
Sì, tra quelle creature odiose, no, hateful, piene di odio, che hanno negato la nostra unione, che hanno rifiutato la nostra esterna. Vabbè, il fatto che erano esterno. Lei poteva. No, no, lei avrebbe potuto chiedere che fardello che ha tenuto su se stessa. Potrei chiederti un favore, potresti portare questo sulla sua tomba? È un regalo? Sì, forse è piccolo, ma il trek non so cosa vuol dire. Vabbè, lei riposa in mezzo ai suoi simili, in quel rifugio di quella regina. Potresti fare questa cosa? Forse questo che ti chiedo è una cosa impossibile, folle addirittura. Per me fare che qualcuno mi faccia una gentilezza del genere sarebbe una gentilezza che da lungo ho dimenticato. Accettare il regalo? Sì. Delicate Flower. Porti con te un raro oggetto, questa mia l'ultima richiesta. Dopo di questo non passerò mai più il mio fardello su qualcun altro. Questo sacro fiore è l'offerta, è raro, è un oggetto delicato. Devi praticamente trattarlo come se fosse la tua stessa vita. Se dovessi essere ferito mentre lo tieni, o se provi a salire su una stag station, praticamente, sarà distrutto per sempre. La sua tomba deve essere nel mezzo del giardino, cioè della tenuta della regina, circondata dai suoi simili, che non saranno gentili nel farti passare. Le mie speranze sono su di te. E il mio fervente desiderio è soltanto il mio piccolo. È soltanto quello che mi resta. Ok, quindi avete capito che non devo farmi ferite. E dove dobbiamo portare questa cosa per farci capire? Qua. E non è proprio la cosa più facile del mondo. Andiamo. Probabilmente accelererò un po', eh. Almeno la fase che conoscete. Allora, ho perso il fiore nella maniera più imbecille possibile, questo significa che posso andare più tranquillamente a fare quello che devo. Quindi ci vediamo direttamente alla stazione della regina. Ed eccoci giunti alla stazione della regina. Da qui saremmo dovuti andare in un'area nuova, che per deduzione ho ipotizzato dovesse essere vicino qui perché parlava costantemente della regina e l'unica citazione a una regina è proprio in questa stazione. Ovviamente con la Stag Station ci avremmo messo tipo 2 secondi, invece mi sono fatto tutta la mappa. Comunque, come si arriva a questo luogo? Precisamente, ora non me lo ricordo, devo essere sincero, però comunque si arriva da The Fog Canyon, che è qua. Tra l'altro mi sembra di non aver fatto una cosa che avrei dovuto fare, che è andare da Salubra a comprare un altro slot per i trinket, per i charm, cosa però che non è un problema perché, come noterete a breve, dicevo, come noterete a breve, nel prossimo episodio, che è già registrato in realtà, cosa un po' strana, se ci pensate, quella cosa l'ho fatta. Sto semplicemente cercando di colmare il vuoto nel gameplay. Adesso, in Fog Canyon non abbiamo una mappa, per questo non sto neanche cercando di guardarne una. In realtà nei prossimi episodi la trovo la mappa, però non è rilevante niente di questo. Ora abbiamo anche la tolleranza nell'acido, questa parte prima non la potevamo fare. E da qui possiamo accedere ai veri e propri.
Volevo farla un po' più effetto, ma non mi è venuta. Veri e propri giardini della regina. Con nemici nuovi, sempre più infami. E quelli lanciano le punte. E poi una volta morti, sì, le espongono. Notare che io nel precedente episodio, nella precedente versione di questo episodio, ho fatto tutto questo senza prendere danno. Cioè io sono arrivato qui che avevo ancora il fiore delicato. E non sapevo neanche dove era l'area, quindi ho girato tanto, tanto, tanto. Ho preso danno, in realtà poi vi mostro come. Se capita. Vai. Perfetto. Qui ho preso l'uovo rancido. Olè. Sì, dammelo sto uovo rancido però, eh. Grazie. Non ho preso danno così, tranquilli. Scemi sì, ma fino a un certo punto. E abbiamo incontrato Clot, con cui possiamo parlare. Oh, piccolo guerriero. Finalmente sei venuto te stesso, sei venuto anche tu a testarti contro la tribù ribelle, traditrice. Un'amalgama di gente letale che hanno infestato questi luoghi. Una volta sarei stato ben a larga da loro, ma le tue azioni mi hanno mostrato la verità. Dobbiamo affrontare le nostre paure o essere sconfitti da esse. E un giorno, se sopravviviamo, entrambi potremo scambiarci le nostre avventure. Guarderò quel giorno. Resta in vita, mio amico. Qualsiasi cosa si trovi qui, sono sicuro che... Ah, qualsiasi cosa tu cerchi qui, sono sicuro che la tribù non prenderà alla leggera la tua intrusione. Allora, io non mi ricordo adesso qui se devo andare da questo lato. Comunque ho preso danno, mi pare, da questa. Perché farà una cosa un po' infame. Notare come qui non si può salire. Dicevo. Mostro i limiti di alcune cose. Anche se adesso mi sembrano estremamente ridicoli, c'è una cosa che non posso dirvi. Qui sotto si continua, dov'è? Ah, ovviamente se si cade qua sotto c'erano le spine. Non è che non mi butto... Quindi qui ho preso danno. E se non ho capito male, era qui vicino la zona in cui devo portare il tutto. Ora. Ah, io non mi ricordo se questa sfida in realtà l'ho fatta nel prossimo. In questo episodio o nel prossimo, devo essere sincero. Non me lo ricordo proprio. Vabbè, in caso ve la vedete due volte. Non mi ricordo precisamente il percorso che ho fatto. Vabbè, ho registrato parecchi episodi dopo di questo. Ecco. Qui ho visto la mappa di Cornifex. No, questa quindi l'avevo fatta per forza. Perché la mappa di Cornifex l'ho vista. Qui ho visto che era chiusa e non ci si poteva andare. E mi sono disperato per un episodio intero su come uscire da qua. Comunque, mappa di Cornifex. Seguiamo Cornifex. E cerchiamo di arrivare da Cornifex più di altro. Qui sta bene alla larga da Ole. Cornifex è qua sopra. Qui ci sono dei fantasmi, ma ci parleranno al prossimo episodio. Lo so per certo, e Cornifess è qui con le sue mappe. Hai sentito della regina di Hollownest? Apparentemente questi giardini erano per la sua... erano un ritiro per lei. Ora ci sono quei tipi viscidi che apparentemente si trovano ovunque e le piante sono cresciute in maniera selvaggia. Un posto inospitabile, anche se inospitabile, comunque mi sono divertito a viaggiare fin qui. Vuoi vedere i miei sforzi? Certo, compriamoci sta mappa. E poco più avanti c'è una panchina. Qui, ragazzi, sono costretto a chiudere l'episodio. Questo è quello che avevo fatto nell'episodio perduto, se così vogliamo chiamarlo, Silente. E ci vediamo alla prossima su Hall of Night. Ciao ciao!